L'unione fa la forza, così intorno al campo di rugby di Iesi nascerà una pista ciclabile, una struttura polifunzionale, cogestita da più società. Lo ha detto l'assessora allo sport del comune di Iesi, Bruna Aguzzi, in occasione della presentazione della squadra ciclistica Esimplast Spendolini Costruzioni, guidata da Mario Bolletta. Per dare linfa al settore giovanile ciclistico qui a Iesi c'è bisogno di una nuova pista ciclabile e in questa direzione lei, assessore, il comune vi state indirizzando. Io ho preso contatti qualche mese fa con il presidente, con il signor Bolletta, e ho verificato con lui una possibile sinergia, come si dice oggi, con altri impianti sportivi, altre società sportive, anche con l'obiettivo di rendere questi impianti sempre più integrati e sempre più multifunzionali, in una prospettiva di collaborazione tra sport e anche una prospettiva di ottimizzazione degli investimenti e poi delle gestioni. Abbiamo già individuato insieme con il signor Bolletta e con il dottor De Magistris, che è il presidente del rugby, dell'associazione del rugby, nell'impianto del rugby uno dei possibili luoghi in cui la creazione di questa pista ciclabile, di questo anello per l'attività ciclistica, soprattutto dei giovani, potrebbe essere possibile tecnicamente e anche da un punto di vista gestionale e finanziario. Se volessimo parlare dei tempi, della realizzazione orientativamente. Allora, so che il signor Bolletta e il rugby hanno già, soprattutto il rugby, hanno presentato un'idea progettuale, che ovviamente ancora è un'idea di massima. Sarà mia premura, diciamo nei prossimi 15 giorni, convocare le due società e cominciare intanto con loro ad analizzare la soluzione per vedere se è di gradimento e utile per entrambi. Dopodiché non escludo, se la cosa fosse positiva, se il confronto fosse positivo e fattibile, non escludo di incontrare, di inserire anche altre società sportive con altre tipologie di sport che potrebbero rafforzare ulteriormente l'idea di quell'impianto multifunzionale. Quindi credo che da questo dovrebbe scaturire intanto l'inserimento nel piano delle opere pubbliche triennale dell'operazione. Probabilmente in futuro Iesi vedrà un connubio tra rugby e ciclismo. Diceva l'assessore allo sport Bruna Guzzi che è stata individuata come zona dove creare una pista ciclabile, proprio la zona dove c'è il campo da rugby a Iesi. Ah sì, abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo presentato, lo dobbiamo discutere nei prossimi giorni, aspettiamo che l'assessore ci convochi, ne abbiamo parlato insieme agli amici del ciclismo, lo sport è bello per tutti quando va bene stare insieme, non c'è bisogno di essere solo rugbisti o solo ciclisti, può darsi anche che si riesca a mettere insieme qualche altro sport. Anche perché i problemi gestionali e economici sono sempre più complessi e difficili, quindi essere in tanti vuol dire avere una maggiore frequentazione degli impianti e quindi maggiori capacità di introito e di ammortamento su più attività delle spese che si fanno. Questa è un po' l'idea. L'assessore mi sembra molto motivato e con una visione abbastanza chiara di queste cose. Il terreno dove siamo noi si adattava bene perché è in pianura. Abbiamo una zona di espansione vicino al campo di rugby attuale dove noi pensavamo di fare un secondo campo, ma lì faremo anche una pista per il ciclismo. Sì, il progetto è questo. I tempi di realizzazione potenziali. questo non lo so. Io come presidente di una società del rugby, io ho un impegno della Federazione Italiana del Rugby per una quota di finanziamento. Quindi abbiamo la Federazione Italiana Rugby che ci dà dei soldi. Non bastano per far tutto, come sempre nella vita, e quindi speriamo che il ciclismo, speriamo che gli altri che arrivano, speriamo che il comune, speriamo che lo stesso credito sportivo, cioè mettiamo insieme un progetto credibile e andiamo a venderlo alla regione, alla provincia, al credito sportivo. Credo che la strada intrapresa sia stata buona, bisogna lavorarci.
tra l'altro due tipologie di sport che stanno, il rugby interessa sempre più gli italiani e dall'altra parte il ciclismo qui a Jesi si spera che ritorni ad avere un'importanza come nel passato. Certo, il rugby non ne parlo stasera, abbiamo preso una brutta legnata nella partita della nostra nazionale al Sei Nazioni proprio oggi e quindi sono un po' triste per questa cosa, però sì, è uno sport come tutti gli sport minori che sta avendo un suo momento di crescita e anche di popolarità. Io me lo auguro per il rugby, me lo auguro per il ciclismo, me lo auguro per tutti gli sport minori. Non vorrei fare una battutaccia, però insomma basta calcio.